Valmalenco, la mostra zootecnica, festeggia 30 anni in piazza. Vinitaly, la parola ai produttori. 5 per 1000, tempo di scelte. Volontari per la cultura, la rivoluzione parte da qui. E poi lo sport, Colmen Trail, l'edizione dei record. Queste le notizie di oggi di Telesondrio News. Benvenuti. Buonasera e benvenuti alla nuova edizione del nostro telegiornale. Questa sera apriamo con la cronaca. Maltrattava la moglie da tempo e nonostante fosse già destinatario del divieto di avvicinamento alla donna, rilasciato dalla questura di Sondrio, l'uomo non ha desistito, continuando la sua condotta. Per queste ragioni, LV le iniziali, 51 anni, residente nel sondriese e pluripregiudicato, è stato sottoposto alla misura di custodia cautelare in carcere su richiesta della Procura della Repubblica del GIP del Tribunale di Sondrio. Il 51enne in un'occasione era stato anche arrestato perché colto in flagranza di reato, ma successivamente scarcerato. Valmalenco in festa per la 30ª edizione della mostra zootecnica. Per i suoi 30 anni, la mostra zootecnica mandamentale della Valmalenco scende nel cuore del paese di Chiesa per incontrare da vicino produttori e turisti, che certamente non mancheranno il sabato di Pasqua, giorno in cui è in programma la manifestazione. È una scommessa che si spera di vincere, adesso vediamo poi il sabato come va a finire. Di certo la collaborazione di tutti, sia dei comuni ma soprattutto dei giovani allevatori, è stata molto 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 alta. Quella di Chiesa in Valmalenco sarà una mostra in cui si potrà toccare con mano la vera zootecnia di montagna. 70 i capi di razza bruna presenti, provenienti da 12 aziende, mentre 8 sono le realtà che parteciperanno con i loro caprini. La centralissima via Roma diventerà così un alpeggio a cielo aperto, nel quale sarà esposto non solo il bestiame, ma tutti i prodotti dalla filiera lattiero-casearia, con tanto di preparazione della cagliata. I mercatini sono stati dati solo a prodotti, a chi vende prodotti della zootecnia e soprattutto delle aziende agricole mandamentali, cioè che rappresentano il mandamento della Valmalenco. A fare da corollario l'esposizione dei mezzi agricoli, la gara di mungitura e la quinta edizione del concorso Tagliere di formaggi, che traccerà quel percorso che inizia dalla stalla per produrre genuini e golosi sapori. La mostra, che si svolge in maniera itinerante fra Chiesa in Valmalenco e Caspoggio, è promossa dall'Associazione Provinciale Allevatori, Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Unione Lombarda dei Comuni della Valmalenco e Unione dei Comuni di Spriana e di Torre Santa Maria, supportato dal Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco e dal Comune di Sondrio, che ha aiutato nella promozione dell'evento. Una manifestazione che, nonostante i suoi 30 anni, diventa realtà sempre più giovane. Ma sicuramente in Valmalenco le aziende agricole ormai sono gestite all'80% da gente giovane, cioè dai figli di quelli che erano prima i gestori. E questa è una gran bella cosa, perché sono molto affiatati, sono molto legati tra di loro, ci hanno dato veramente una gran mano. Sono stati loro soprattutto a volere portare questa mostra zootecnica nel centro del paese. Fortunatamente nulla di grave per l'operaio di 43 anni che questa notte è rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato nel cantiere a Campovico, a Morbegno, per la realizzazione della nuova strada statale 38. L'uomo avrebbe subito uno schiacciamento, ma senza grosse conseguenze. I tecnici del 118 lo hanno successivamente trasportato presso il nosocomio di Sondrio. Tempo di bilanci per il Vinitaly dopo la sua conclusione. I produttori valtellinesi dicono la loro su una kermesse prestigiosa che ha permesso alle eccellenze locali di mostrarsi al mondo. Conquistare nuovi mercati puntando sull'appeal di una tradizione inimitabile. Questa è l'ambiziosa missione dei protagonisti della produzione enologica valtellinese, reduci da un Vinitaly da ricordare. La 51esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e Distillati, conclusasi ieri a Verona, ha visto i nostri conterranei conquistarsi un ruolo da primi attori all'interno della prestigiosissima vetrina. Un successo senza precedenti, testimoniato dall'affluenza da record negli spazi dedicati presso il padiglione lombardo, dove addetti ai lavori e appassionati hanno così potuto scoprire e assaporare tutto il meglio di un prodotto frutto di un'alchimia impossibile da replicare, che parte dai nostri terrazzamenti per farsi largo nelle cantine ai quattro angoli del globo. La
Valtellina in una fase di crescita importante negli anni, si è dimostrato negli anni trascorsi da me a Costa Wine Italy, c'è stata una crescita importante. Mi ricordo i primi anni che si veniva difficilmente venire a cercare la Valtellina, adesso arriva. C'è ancora molto lavoro da fare, bisogna ancora dare un valore maggiore alla denominazione, prendendo esempio anche da altre zone. In Italia è sempre una grandissima opportunità e l'interesse per il Nebbiolo delle Alpi è sempre maggiore. In Italia è un'occasione come ce ne sono altre, forse questa è quella un po' più importante, con maggior risonanza, per incontrare clienti, amici e portare in giro, diciamo, anche un po' il nostro territorio tutti insieme con le altre aziende. Nella nostra viticoltura di montagna la qualità del vino è un punto di partenza, quindi la qualità per forza deve esserci, però non basta solo quella, bisogna riuscire a comunicare quello che facciamo. Noi, la nostra azienda punta moltissimo sui mercati esteri, oggi frequenta tutto il nord Europa e gli Stati Uniti, e siamo convinti, straconvinti, che il prodotto valtellinese sia, appunto, vino valtellinese, sia il prodotto adatto a questo mercato. Noi proponiamo i nostri Nebbiolo di montagna, la nostra linea classica, che sempre più riscontra interesse sia in termini di qualità che di immagine su questi nuovi mercati. I tagli al bilancio colpiscono anche i presidi della polizia postale e di quella ferroviaria, un trend che non esclude la nostra provincia, rimasta orfana di entrambi gli uffici, ma anche l'intera Lombardia, dove il 70% degli ambiti sono stati razionalizzati. Nel settore postale sopravvissuti solo Milano, Brescia e Como. A lanciare l'allarme è la SILP CGL, che ritiene questa ulteriore stretta non solo inutile dal punto di vista economico, ma anche dannosa nei confronti dei cittadini. Pensare di sostituire il personale specializzato nei reati che riguardano cyberbullismo, pedopornografia online, truffe, furti d'identità, affidandole al personale delle squadre mobili, che sono oltretutto già in carenza d'organico, è a nostro avviso incomprensibile, scrive il sindacato, e a farne le spese saranno come sempre i cittadini, specialmente i giovani. I reati di questo genere sono infatti destinati a crescere in una società sempre più informatizzata. La compilazione del 7.30 si avvicina per tutti noi e il Comune di Sondrio lancia un appello. Un 5 per 1000 da destinare a progetti nel campo del sociale. È l'invito lanciato dal Comune di Sondrio, che, sottolineando come sia libera volontà del cittadino scegliere come investire tali risorse nella compilazione del proprio 7.30, ricorda che da questa decisione consapevole possono nascere preziose opportunità. Un introito importante che, se i sondriesi scegliessero di devolvere in questa direzione, a fronte di un reddito IRPEF di 380 milioni di euro, toccherebbe la notevole cifra di 2 milioni di euro. Il Comune di Sondrio ha deciso, da quando è instaurato il 5 per 1000, il fatto di usare quanto ricevuto sull'indicazione dei cittadini, usarlo per integrare le rette degli ospiti presso la casa di riposo della città di Sondrio per quei cittadini bisognosi che non sono in grado di sostenere la retta stessa. Quindi, con il contributo del 5 per 1000 più un'integrazione da parte del Comune di Sondrio, con i fondi di bilancio proprio, coprono queste rette. Il mio, diciamo, appello è appunto questo, che tutti i cittadini indicano, quando fanno la denuncia di reddito, questo barrino, la crocetta del 5 per 1000, indicare a chi destinarlo, perché altrimenti questa opportunità, queste risorse andrebbero nei conti dello Stato e non in interventi sul territorio, che ovviamente ne ha anche bisogno. Prosegue l'attività costante di esercitazione dei tecnici del Soccorso Alpino Nazionale Speleologico. Lunedì pomeriggio a Tirano i tecnici della stazione di Sondrio sono stati impegnati in un'esercitazione di ricerca.
L'attività delle unità cinofile da ricerca in superficie di operatori e di tecnici del soccorso alpino, coordinata da TER e COR di stazione, tecnici e coordinatori di ricerca a persone dispesse, si è concentrata sulle tematiche cartografiche mirate all'impegno dei nuovi sistemi di tracciamento GPS Arogis e controllo da remoto del personale sul campo tramite radio talk finder digitali. Esercitazioni di questo tipo consentono di incrementare il livello tecnico di tutto il personale impiegato nelle attività di ricerca dispersi. Cittadini protagonisti in musei e biblioteche grazie al progetto Volontari per la Cultura. Biblioteche e musei, da luoghi elitari consacrati allo studio, si trasformano in spazi di condivisione e incontro, in cui tutti i cittadini possono fare la loro parte trasformandosi in addetti ai lavori. Una piccola rivoluzione resa possibile da Volontari per la Cultura. Il progetto, che ha recentemente ottenuto il sostegno di Fondazione Cariplo, vede come capofila la provincia di Sondrio in collaborazione con il Centro Servizi Lavops e numerosi comuni, ed è esponenzialmente cresciuto dal 2012 ad oggi, arrivando a coinvolgere ben 250 soggetti pronti a offrire il proprio prezioso contributo al territorio. Aiuto per i compiti del doposcuola, corsi di lingua e informatica, laboratori di artigianato tradizionale, gruppi di lettura per adulti e bambini. Un caleidoscopio di attività, quello curato da chi ha scelto di investire il proprio tempo libero nel progetto, come la giovanissima Claudia Rusconi. È da 3 anni ormai che leggiamo storie ai bambini piccolini, 0-3 anni, e tanta gente chiede: ma i bambini capiscono le storie? È davvero utile leggere le storie ai bambini così piccoli? Magari non capiscono niente, però in realtà l'importante non è se capiscono la storia, ma se iniziano a vedere il libro come un oggetto familiare, come un gioco, qualcosa di bello con cui relazionarsi, così che dopo crescendo possano continuare ad avere questo libro amico con cui passare il tempo. Un'opportunità capace di dar vita a sinergie vincenti, come nel caso del laboratorio guidato da Lucia Valcepina, che ha permesso la realizzazione del romanzo corale La libertà dei fiori. Ma il progetto di volontariato e di creazione di un romanzo collettivo è nato dal constatare che c'era un gruppo molto motivato, un gruppo pieno di entusiasmo per la scrittura come terreno di confronto e soprattutto un gruppo mosso da grande reciprocità, quindi voglia di esprimersi ma al contempo voglia di ascoltare l'altro e scoprire i mondi altrui. E questo mi sembrava il presupposto giusto per creare un'opera corale e collettiva. Un know-how prezioso, quello messo in campo dai volontari, come racconta Patrick Murphy. Sono venuto in Bormio 10-11 anni fa e mi sono trovato molto bene a Bormio, e dopo un po' di anni pensavo: allora, per tutte le cose che la persona mi ha fatto quando ero qui, ho deciso è ora di dare qualcosa indietro a loro. Così, con le poche che so, le poche che posso fare, ho iniziato a fare qualcosa con il progetto, e principalmente con il computer, perché sono ingegnere, e anche conversazione in inglese per le persone. Un programma che consente al personale di musei e biblioteche di contare sull'impegno e sull'entusiasmo di chi sceglie di contribuire attivamente alla vita culturale del territorio. Abbiamo 25 volontari che ci aiutano non solo nell'attività ordinaria della biblioteca, ma direi soprattutto su attività extra. Per noi è diventata ormai una cosa innanzitutto molto gradita, ma direi ormai fondamentale, perché grazie all'ausilio dei volontari riusciamo a portare avanti una serie di attività che diversamente non riusciremmo a condurre. A dar man forte all'iniziativa, una campagna vincente in cui i protagonisti sono gli stessi volontari e un sito web rinnovato che permette di approfondire l'offerta e l'attività del programma. Fino al 25 aprile torna l'operazione Margherita per AIRC. Per il 4º anno consecutivo l'Associazione Italiana Centri Giardinaggio e i suoi associati, che da sempre sono sensibili alle tematiche sociali e alle iniziative benefiche, rinnovano supporto ad AIRC, all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a sostegno della ricerca oncologica. E lo fanno ancora una volta scegliendo la margherita, fiore della purezza per eccellenza e prodotto made in Italy al 100%.
In provincia di Sondrio partecipa all'iniziativa Iperveddicazione Andevenno, dove si potranno acquistare le piantine solidali al prezzo di 4,50 euro. Per ogni margherita venduta, 1,50 euro sarà devoluto ad AIRC per sostenere il finanziamento di una borsa di studio annuale per un giovane ricercatore. E ora la linea passa alla mia collega Elisa Compagnoni con le notizie dal mondo dello sport. Lo sport. Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento dedicato allo sport. Questa sera apriamo con la corsa. Grande successo per la quinta edizione della Colman Trail. La Colman Trail festeggia i suoi primi 5 anni con record su record. Dopo aver battuto il primato di iscritti, in gara sono saltati anche quelli del percorso. Grandi protagonisti fra i 450 partenti, gli atleti di casa Marco Leoni e l'azzurra di corsa in montagna Alice Gaggi, che hanno stabilito i nuovi crono da battere, 1 ora e 42 secondi al maschile e 2 ore e 02 06 secondi al femminile. Per loro, passerella trionfale all'arrivo posizionato alla colonna fluviale, dopo una corsa lunga 20 km per 1250 metri di dislivello, nella affascinante riserva naturale protetta dalla Colman. Per quanto riguarda la gara maschile, se Leone ha fatto prova solitaria, alle sue spalle si è scatenata invece la lotta per il podio. A spuntarla sono stati Davide Invernizzi, che ha tagliato il traguardo staccato di quasi 4 minuti, seguito in terza posizione da Marcello Ugazio. Nella top 5 anche Luca Magri e Stefano Sansi. Nella prova rosa invece è stata Francesca Rusconi a conquistare la seconda piazza, distanziata di 9 minuti e 25 secondi dalla vincitrice. Podio completato da Monia Quistapace. A seguire Alessandra Arcuri e Sara Sparini. Soddisfazione da parte del presidente del team Valtellina, nonché del comitato organizzatore Vitale Tacchini, che ha voluto per esprimere la sua solidarietà nei confronti di uno dei suoi atleti che purtroppo ha avuto un malore in gara. Archiviata questa edizione 2017, ora si pensa già a quella 2018, con nuovi record da battere. E continuiamo sempre a parlare di atletica. Una grande Katia Nana centra la top 10 nella finale nazionale dei campionati studenteschi di corsa campestre, disputati martedì a Gubbio, già palcoscenico tricolore nelle competizioni federali di un mese fa. L'allieva del liceo scientifico Donegani di Sondrio ha chiuso al 10° posto, trascinando così insieme alla compagna di squadra Federica Terovic, 13°, Silvia Berla, 63°, e Michela Scherini, 83°, il suo istituto al 4° posto nella classifica squadre. Ed ora invece passiamo alla pallavolo. Si chiude con uno scatto d'orgoglio la stagione dell'Auxilium Mida Impianti, partecipante al campionato territoriale FIPAF Under 16. Il gruppo allenato da Filippo Salerno ha infatti ottenuto una netta affermazione nella partita conclusiva del campionato, quella valida per l'assegnazione del 7° e 8° posto, sconfiggendo per 3-7-0 il Talamona. Doppio match settimanale invece per la prima divisione in presa Rigamonti, che dopo la battuta d'arresto infrasettimanale contro la capolista Pallavolo Chiavenna per 3-7-0, ha avuto la forza di non abbattersi e dare il massimo contro il più abbordabile Volley Due Laghi, sconfitto al tie break in un intenso match disputato nella serata di domenica. E con questo termina il nostro appuntamento dedicato allo sport. A risentirci alla prossima edizione. E con lo sport si conclude l'appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata!